Carissimi amici, sono qui a Fossano con Padre Ottavio che è tornato da Capoverde dopo un anno e mezzo, anzi più di un anno e mezzo, di assenza dalla sua terra, ormai di appartenenza. Ecco, cosa ha voluto dire rimettere piede sul suolo capoverdiano? Proprio le tue prime impressioni. Ma prima impressione, come mi sono mosso, non mi sono mosso da solo, quindi eravamo un gruppo di 10 persone che hanno accompagnato il presidente della regione e quindi con il suo collaboratore Giorgio Garelli. È stata una bellissima esperienza anche per me, un gruppo di imprenditori, quindi l'andato in Capoverde è stato un ritornare a casa, ma accompagnando un gruppo di persone qualificate della mia terra. E quindi è stata un'esperienza molto, molto interessante, perché quando sei solo, allora entri subito in maniera molto dinamica nella realtà capoverdiana, con i progetti molto precisi. E invece quando è un gruppo così di gente preparata, di gente attenta, no, che vuol bene alla realtà di Capoverde, essere in dialogo, allora ha animato dentro di me quello che è il mio sogno, sorella Africa. Cioè, io sento profondamente che noi europei dobbiamo avere un'attenzione unica, grandissima, verso l'Africa e chiamarla sorella ed operare intensamente per questo. Allora, accompagnare il presidente della mia regione con tutto un gruppo di professionisti, e questo mi ha regalato una cosa molto, molto bella, cioè veramente cominciamo a un dialogo con l'Africa, con sorella Africa. C'è qualche dettaglio, qualcosa che hai visto, che hai mangiato, che hai bevuto, che hai toccato, che hai detto, ah, questo mi mancava? No, perché sono stato preso pienamente dal dialogo con loro, proprio facendo parte di questo gruppo, quasi famiglia, e dall'altra parte facendo la mia piccola parte di ponte con il mondo capoverdiano, con le autorità politiche, con i miei confratelli missionari, con i progetti che abbiamo lì, la Casa del Sole, la vigna, la cantina, Santa Cruz, tutto questo. Questo è stato molto bello per me, un bel regalo. Ecco. Quindi insomma una visione corale insieme ad un gruppo di amici. Sì. È sembrato che tu fossi sempre stato lì. Però è venuto anche fuori un'esperienza che l'ho considerata, cioè le difficoltà dei trasporti. E questo, anche se posso dire mi ha infastidito un po' queste difficoltà dei trasporti, perché complica i movimenti, gli orari, gli incontri, però è un'esperienza che questa equipe, no, piemontese ha vissuto, hanno vissuto anche le difficoltà di un paese in cammino, visto che sono varie isole, e le difficoltà di comunicazione, di trasporto. E quindi questa difficoltà... E che unisce anche. Unisce anche e fa comprendere, no, che non bastano certe cose per aiutare un paese a crescere, ma è la complessità dei bisogni e dei servizi che è necessario contribuire per fare sì che l'Africa sia veramente sorella. Quindi benvenuti a Capoverde vuol dire anche condividere i problemi che ci sono a Capoverde, certo. Non solo i dépliants colorati con pieni di sole, luce, spiagge, ma anche le difficoltà. Grazie Padre Ottavio per questo racconto e grazie a voi. Salutaci col tuo saluto. Grazie. Andiamo avanti con fiducia sempre. Amses Cheh.